che ore sono? È 1:22. Robby, ma cosa stai facendo? No, Jamie, un altro più 4! Che c'è, Danny? Robby? Buonanotte. Ciao, Dani. Robby, ma cos'hai lì? Vieni, guarda. Ehi, Dani, hai fatto cadere Jimmy. Ma c'è questo? Guarda. È uno scheletro. Sì, Dani, non so perché, ma l'ho trovato praticamente vicino alla spazzatura. Pensa che prima c'erano dei gattini che stavano ancora mangiando le ossa. Ma io l'ho preso, l'ho recuperato e adesso lo terremo a casa. Guarda, ride. Assolutamente no, Robby, non lo terremo in casa. Sicuramente quello era il corpo di qualche persona. E lo sai che? Significa che magari c'è uno spirito dentro questo corpo. Batti 5, perché tanto non c'è nessuno spirito, Dani. Queste sono solo un mucchio di ossa. Cioè, non è che siccome ci sono delle ossa, allora ci deve anche essere uno spirito maligno che le rivuole, no? Ma poi, Robby, questo coso puzza! No, io in casa non lo voglio tenere, Robby. Lui è già un mio amico, mi sono anche affezionato. E poi è l'unico che, anche se mi puzza l'alito, rimane qui vicino a me, guarda. Oh, Jimmy, scherzava. Oh, perché non mi vuoi mai ascoltare? Ti ho detto che ti devi fidare di me. Ragazzi, iscrivetevi al canale se pensate come me che lì dentro ci sia uno spirito, un fantasma che magari si può risvegliare. Io ho tantissima paura, quindi sai che ti dico? Io andrò lontano da lui. Jimmy, fai il bravo bambino, la convincerò, fidati. Che ore sono? È 1:22. Robby, ma cosa stai facendo? No, Jamie, un altro più 4! Che c'è, Dani? È 1:30 di notte. Mi spieghi perché stai giocando con uno scheletro? Sto giocando col mio amico Jimmy. E guarda qui, queste qui sono le vittorie di Jimmy e queste sono le vittorie mie. Ti pare che perdo così spesso contro lui? Un altro più 4, che colore? Giallo. Giallo? Ma se non ti ha neanche risposto! Ascolta, secondo me tu dovresti dormire perché sei molto stanco e stai giocando con un amico immaginario che non c'è. Si vede che tu non sei amica di Jimmy, lui mica parla con le parole, parla con gli occhi. Vero, Jimmy? Tu sì che sei un mio vero amico. Comunque... Sì, d'accordo, muoviti, fai subito, ti aspetto a letto. Prendi questo, Jimmy! Io davvero non ci posso credere. Robby? Ma che ore sono? Sono 3. Io davvero non posso crederci. Ora mi sente. Gli avevo detto che doveva venire a dormire. Sicuramente è stato Robby a fare questo rumore e mi ha fatto anche svegliare. Robby? Sì, adesso fai anche finta di dormire. Robby? Robby? Il suo amico Jimmy dov'è? Robby? Allora! Svegliati! È il modo di dormire sul tavolo, secondo te? Dani, mi è venuto un sonno pazzesco a un certo punto. Stavo anche per vincere contro Jimmy, però lui... Sì, Robby, io pensavo che tu stessi giocando con Jimmy. Jimmy? Sarà caduto! Non, cioè, com'è? Non può muoversi, è uno scheletro! Jimmy non c'è! Se ora vuoi farmi spaventare, non ci riuscirai. Lo so che è un tuo scherzo, quindi adesso...
caccialo e non fare scherzi. Non è uno scherzo, Dani. Come non è uno scherzo, Robby? Jimmy è lì. Ce lo hai messo tu. Vediamo ora cosa sta facendo. Robby, perché lo hai messo a terra? Dani, io non ho messo Jimmy da nessuna parte. Stavamo giocando a uno e poi a un certo punto mi sono addormentato perché ero troppo stanco. Che ore sono? Sono le 3:30, Robby. E io ho sentito dei rumori e mi sono svegliata per controllare. Pensavo che fossi tu in realtà. No, senti, io non ho messo Jimmy da quella parte e non so perché sta vicino alla finestra. Sembra quasi che voleva scappare da casa nostra. Però a questo punto io lo riprendo, lo rimetto sul divano così sta comodo e andiamo a dormire entrambi. D'accordo, però questa volta vieni veramente a letto. Ok, che strano. Ok Jimmy, tu rimani qui. Spengo la luce. Buonanotte. Robby, Robby! Robby, cos'era quel rumore? Cosa può essere stato? Non è che tipo è caduta una pentola o qualcosa, Dani? Non lo so, Robby. Ferma, ferma. Io non avevo messo così, Jimmy. Robby, la devi smettere. Questi scherzi non mi stanno piacendo. A quanto pare, Dani, forse avevi ragione. C'è davvero qualcosa di strano in quello scheletro che ho preso fuori da casa. Era vicino a una spazzatura con dei gatti tutti neri che ci stavano attorno. Cosa? Hai preso quello dove c'erano dei gatti neri? Ma ti sei impazzito? Stai ferma! Ma ti pare il modo? I gatti neri non sono un buon segno. Ah, sai cosa? Io ho capito. Semplicemente l'ho messo sbilanciato ed è sicuramente caduto. Andiamo a dormire, dai, non c'è niente di cui preoccuparsi. Non so se riuscirò a dormire. Che cos'è questo rumore, dai? Non lo so, Robby, ma devi accendere la luce! Controlliamo se Jimmy è ancora lì. Sì, Jimmy è ancora lì, Dani. Ok, quindi c'è qualcosa di strano quando spegniamo le luci. Sì, ma non riesco a capire. Come facciamo a vederlo se è tutto buio? Un secondo, dove l'ho messo? Vieni con me. Allora, innanzitutto accendiamo tutte quante le luci e dopo devo prendere il mio visore notturno. Tu hai un visore notturno? Non fare domande, Dani, tutti i maschi hanno un visore notturno. In realtà l'avevo preso per barare al nascondino, però vabbè, lasciamo perdere. Io non ci posso credere, è sempre colpa tua, qualsiasi cosa che succede. No, non è questo. No, non è neanche questo. Eccolo qui! Però non ridere, potrei essere un po' imbarazzante perché non mi sta benissimo. Ok, ho messo il rilevatore e attraverso questi due pulsanti dovrei poterlo attivare. Guarda qui. Uno e due. Adesso i due sensori che mi permetteranno di vedere al buio sono attivati. Solo che adesso c'è ancora la luce, quindi dovremo spegnerla, Dani. Anche se ho molta paura, dobbiamo farlo perché io non riesco a dormire in maniera tranquilla se so che c'è qualche fantasma nella nostra casa. Ok, però ti do un consiglio, Dani. Quando spegnerai anche l'ultima luce, stammi molto vicino, ok? Mettimi una mano tipo sulla spalla in modo tale che saprò sempre che sei tu. Va bene, Robby. Ok? Luce spenta. Sì, che cosa dici? Ce n'è un'altra in cucina. Oh, ok, scusami, Robby. Spegni la luce e dopo io attiverò i sensori. In 3, 2, 1... Attivati i sensori. Dani, lo so che tu non puoi vedere quello che sto vedendo io. No, Robby. Ma al momento, Dani, mi sembra tutto tranquillo. Ma da dove viene questo rumore? Ma è possibile? Che sta succedendo, Robby? Cosa vedi? Dani! Non puoi capire, sono tipo volate tutte quante le carte da uno. Ma le hai fatte volare tu, vero? Dani, non ci credo. Cosa, Robby? Tu non puoi vederlo, lo so, però Jimmy ha appena provato a tipo aggrapparsi a me, una roba simile. Io te l'avevo detto che era cattivo. Dovevo? Io ho troppa paura.
Sai che ti dico? Adesso al mio tre scappiamo, ok? Ma dove vuoi scappare, Dani? C'è qualcosa in casa, dobbiamo capire che cos'è che fa questi rumori. Hai ragione, però li senti questi rumori strani? Ragazzi, secondo me cosa sono? Allora, adesso proveremo ad andare nella nostra camera da letto, ok? Va bene. Che cosa è stato? Non lo so. Dani? Cos'è? Oh, è Jimmy! Quel coso che tu hai portato qui dentro casa nostra! Sì, Dani, è Jimmy! Non possiamo andare di lì, anche lì ci sono dei rumori! Dobbiamo correre! Robby, io! Chiudi! Presto, accendi tutte le luci, così non ci saranno più rumori! Tolgo. Ah, quella luce mi fanno male i sensori. Dani, è stata la cosa più terrificante che ho mai provato in tutta quanta la mia vita. Io lo sapevo, Jimmy è diventato un fantasma. Ora dobbiamo cercare su internet. Ma quale fantasma è fantasma, Dani? Jimmy non può essere diventato un fantasma. Probabilmente Jimmy era già morto, quindi era già un fantasma. E ho appena portato la carcassa di un fantasma a casa nostra. No, Jimmy rivuole il suo corpo. O forse, tipo, quello doveva essere sotterrato perché è uno scheletro. Io invece l'ho portato in una casa. Però gli scheletri non stanno in casa, stanno sottoterra. Penso che sto per arrivare da Jimmy perché sto per morire. Robby, non fare lo stupido. Ovviamente devo pensarci sempre io. Sono le 4 di notte e noi dobbiamo pensare a queste cose. Ma cosa stai cercando su internet? Come sconfiggere un fantasma? Sì, esatto. Sto scrivendo come sconfiggere un fantasma. Fantasmi in casa? 5 modi per allontanare gli spiriti. Allora, ora leggeremo. Sì, Dani, dai, affidiamoci pure a un sito qualsiasi su internet che ci dice come eliminare gli spiriti da casa nostra. Questa è una cosa reale, mica una cosa inventata. Su internet si trovano un sacco di bagianate. Questo non è il tuo posto. È ora che tu vada avanti e prosegua per la tua strada. Ma parli con le porte adesso. No, Robby, qui sul sito dice che io devo parlare con il fantasma e dirgli questa cosa. Però ora non sta funzionando, credo. Ci ho parlato tutta la sera con Jimmy e non mi ha mai detto niente riguardo al suo vero posto. Quindi andiamo al punto numero 2, perché il punto numero 1 mi sembra un'enorme cavolata. E poi, onestamente, sono praticamente le 4:30 di notte. A quest'ora dovremmo dormire e non dare la caccia ai fantasmi. I nostri vicini penseranno che siamo dei pazzi. Oh, Robby, per accedere ai punti numeri 2 bisogna pagare. Come pagare? Ma se uno c'ha un problema deve pure pagare adesso. E ricontrolliamo la situazione, dammi a me gli occhiali, ci penso io. Sono questi, però attenta, sono delicati e sono di damaschio. Ma qui! Io sono un'esperta di fantasmi. Ma come? No, ma se stavi cercando su internet. Shh. Ok. Dani, di nuovo quello. Che c'è? Ok. 3, 2, 1, attivazione, Robby. Ma che stai facendo? No, mi vedi? Certo che ti vedo. Niente, stavo... Dani, quando ho paura mi metto il pollice in bocca, ok? Mi farei perdere la pazienza. Che cosa ho fatto questa volta? Ora stai dietro di me, Robby. Quelli li sento pure io. Non mi direi la maglietta. Ho capito, ma c'ho paura. Direi di volta che c'ho paura. Abbiamo un fantasma in casa con uno scheletro che si chiama Jimmy, che è anche fortissimo a giocare a uno. Jimmy non è più lì. Un attimo, Dani. Ho appena preso uno scanner di fantasmi. Questo ci aiuterà a vedere se ci sono fantasmi vicino a noi. Ok, Robby. Guarda. Più ci avviciniamo di lì e più diventa sul rosso. Jimmy? Cosa è stato? È stato il radar. È come se qualcosa fosse stato rilevato dal radar, Dani. Io non so se voglio girare quell'angolo di casa, Robby. Lì c'è la porta, quindi nel caso potremmo fuggire. Ok, vediamo. Ragazzi, aiutateci a capire cosa dovremmo fare.
Non si sta muovendo. Sta muovendo, quindi guarda. È qui vicino? Sì. No, no, forse è andato via perché ha capito che lo stavo vedendo. Ma è pur sempre un fantasma, Dani. Dani! Dov'è? Dove è andato? Dove è andato? Non vedo niente! Non vedo niente! C'è di nuovo! C'è di nuovo! Dani, dove sei? Robby, sto dove qui! Dove sei? Dani, non ti vedo! È utile che ci sto qui! Robby, sono vicino! La cucina! Cos'è stato? Cos'è Robby, stato? Era il rumore della porta! È andato via anche il rumore che c'era prima, Dani! Forse il fantasma se n'è andato? Un attimo. Anche il mio rilevatore rileva zero presenze di fantasmi. Aspetta, Dani. Aia! Che sta facendo? Volevo accendere la luce, ma è tutto buio, non vedo niente io. L'ho accesa io, tranquillo. Tranquillo, ce l'hai tu il sensore. Mi fanno male gli occhi. L'ho tenuti per troppo tempo. Comunque, ragazzi, secondo voi come potremmo fare a cacciare per sempre questo fantasma da casa nostra? Cosa cacciarlo per sempre? No, Jimmy, è ancora in sospeso con me, una mega partita 1, quindi mica voglio cacciarlo. Sei sempre il solito scemo. Oh,